Ehi, hey, Jim! Ma che ci fai da queste parti? Nostalgia della mia terra, fratello. Dovevi conservartela quando era tua. Sarà ancora mia. Tua? Ormai è proprietà di Sabata. Deve darti solo gli ultimi $1,000. $1,000? Non credo che gli resterà molto bestiame da vendere. Guarda. Ma se gli uccidi il bestiame, sarà rovinato. Te l'ho sempre detto, fratellino. Povero Willy, sei un animo troppo nobile. E tu sei un bandito se fai una cosa del genere. Ci sono io qui e la colpa ricadrà su di me. Non preoccuparti. Le colpe di un morto non contano più niente. Ma che fai? Oh! Oh! Pistola. Non penserete che... E chi ti ha detto che noi pensiamo? La pistola è ancora calda. Ho sparato a uno che fuggiva. Sicuro, però scommetterei la testa che non sei riuscito a colpirlo, vero Sabata? Se il giudice ti crederà, non ti impiccheranno. Ma che giudice? Cos'è? Avete ancora dei dubbi? Io no! Avanti! Impicchiamo! Tu! Fermi! Forza! Lasciatemi! Lasciatemi! Non sono stato io, vi dico! Lasciatemi! Eccoci! Fermi. Che succede? Willy! Willy! Chi è stato? Sporco assassino. Non avevo motivo di ucciderlo. Sì, invece che ce l'avevi. Lo sentivo che doveva succedere. Lo odiavi troppo. È falso, eravamo amici. Quando sono arrivato era già steso a terra ferito. Non sono un assassino. Questo dovrai dimostrarlo. Basta con i discorsi, l'abbiamo colto sul fatto. Impicchiamolo, forza! Appena sentiti i colpi siamo corsi e l'abbiamo trovato ancora lì, chino sul corpo di Willy. È vero, impicchiamolo. Impicchiamolo. Io dico che una iena come lui non merita neanche un processo. Avanti, che aspettiamo? Su! Impicchiamolo! Avanti! Briga! Su, facciamola finita! No. C'è una giustizia per tutti. Ci sarà anche per lui. Mio fratello! Assassino! Fermi! 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 Chiudiamolo in prigione! Fermi! Assassino! Te lo raccomando, è un cliente di riguardo. Ma guarda, Sabata! Ci penso io. Vieni, bello. Qui dentro ti calmerai. Qui li curiamo molto bene i tipi come te. Naturalmente avrai un processo regolare.
Certo. Uscire tutti. La giustizia, per essere degna di questo nome, ha bisogno di calma e serenità. Siamo di fronte ad un'accusa gravissima, quella di omicidio, e il giudice ha bisogno di poter operare nella massima tranquillità. C'è di mezzo la vita di un uomo. Continuate, Sparrow. Grazie, giudice. Ma che cos'altro potrei dire? Potrei parlare della malvagità dell'imputato, della sua insaziabile avidità di denaro, del suo spietato cinismo. Queste sono state le cause del disaccordo col mio povero fratello. Sappiamo bene chi è Sabata. Un uomo che, arrivando qui, ha tentato di ingannarci tutti spacciandosi per paladino della giustizia, per poi rivelarsi un volgare assassino senza scrupoli. E ha ucciso il povero Willy, che desiderava soltanto vivere in pace. Questo non è un processo, è una presa in giro. Ma come si permette? Fatelo stare zitto! Silenzio! Anche la fonte dell'acqua era un pretesto per litigare con Willy. Così ho detto tutto. E sarebbe inutile aggiungere altro. Forse non sarebbe accaduto, forse tutto si sarebbe accomodato con un po' di buona volontà, se la rabbia cieca e sorda ad ogni sentimento di umanità non fosse esplosa in tutta la sua violenza nella mente di questo assassino. Stai mentendo! Ci sono anche i testimoni che ti hanno visto ucciderlo. Ti hanno trovato subito dopo gli spari, ancora chino sul corpo di Willy. Ma ero arrivato in quel momento proprio perché anch'io avevo sentito gli spari e ho visto uno fuggire a cavallo. Non l'ho ucciso io! Vuoi vedere che l'ho ucciso io? Silenzio! 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 Continuate pure. Ho detto che ci sono dei testimoni che l'hanno visto uccidere. E ora ve li presenterò. Sono tutti cittadini onesti e tranquilli. Pedro Sanchez. Fred Mulligan. Mike Houston, Conrad Hilton. Gente che ha visto con i propri occhi e della cui parola ci si può fidare. Dillo tu, Conrad. Avanti. Racconta al giudice come sono andate le cose. Sono io che conduco il processo, signor Sparrow. Spetta a me, e soltanto a me, dire chi deve o chi non deve parlare. Certo, signor giudice. Mi scusi. Conrad Hilton può parlare. Basta! Silenzio! 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 Qui ho finito. Anch'io ho finito. Si vede che Jim sa come andrà a finire il processo. Già, se no non avrebbe fatto costruire la forca a sue spese. Alla salute di Jim. Chi l'avrebbe detto? Sabata un assassino. Proprio così. E poi, va a sapere dov'è la verità. Caro mio, quella non la saprai mai. Se io sapessi la verità per ogni patibolo che ho costruito, a quest'ora sarei ricco. Sentito il parere dei giurati, io, giudice Carley, nella piena facoltà delle mie doti fisiche e morali, libero da pressioni di qualsiasi genere,
e nella piena consapevolezza dei miei poteri, condanno l'imputato Sabata alla pena capitale. L'esecuzione avverrà mediante l'impiccagione per la testa, alla quale l'imputato sarà costretto finché non sopraggiunga la morte. La sentenza sarà eseguita domattina all'alba. Non potete condannarmi! Questo è un vero assassino! Non l'ho ucciso io! Non l'ho ucciso io, vi dico! Dovete credermi! Non l'ho ucciso io! Su, entra! Non hanno perso tempo, sai. La forca è già pronta. E chi se la vuole perdere? A San José non capitano più tanto spesso le impiccagioni. C'è troppa gente onesta ormai. E vuoi un consiglio? Dormici sopra, così creperai meglio. Nasconditi nella vecchia miniera, un amico. Ehi, svegliati! Che c'è? Che sonno? Ma non è ora ancora. Hai tanta fretta di morire. In fondo si tratta del tuo collo. Fermo! So pensarci da solo al mio collo. Prendi la chiave e apri. La chiave! Svelto! È fuggito e ha ucciso Bill. Presto, inseguiamolo! I cavalli non ne possono più. Ritenteremo domani. Frugherò in ogni angolo di questo paese, ma giuro che lo troverò. Terrò d'occhio la casa della ragazza. Bene, ci ritroviamo domani. Hey! Oh.
C'è un gradino rotto. Puoi ripararmelo? Certo. Guarda! Sabata! Ma come? È proprio lui! Tesoro, sei fuggito, vero? Sì. Sei stato molto imprudente a venire fino qui. Ciao. Ti daranno la caccia come a uno sciacallo ora. Sta tranquillo. Non mi prenderanno. Almeno finché non potrò dimostrare la mia innocenza. Dov'è Bob? A San José, ma tornerà in tempo perché tu possa vederlo. Vieni. No, Evelyn, credimi. Sarò sempre un estraneo tra la gente di questo paese. Da quando ho lasciato i miei amici indiani, la loro vita nomade, per comprare quel maledetto ranch, non mi hanno ancora accettato come uno di loro. Sono un intruso. Ma no, è solo una tua impressione. Non l'hai visto al processo. Sono tutti contro. Vuol dire che ci resterò solo io, per proteggerti. Sei tu che mi dai la forza di difendermi. Ti amo. Ma se ti prendono, non ti faranno un altro processo. Ormai c'è un verdetto. Ti impiccheranno subito. Tanto più che ti accusano anche dell'uccisione del guardiano del carcere. È una taglia da $1,000 fa gola a tutti. Vivo o morto? Per adesso ho un luogo sicuro dove nascondermi. La vecchia miniera la conoscono tutti. Ma se uno ci si nasconde, non è molto facile trovarlo con tante gallerie che ci sono. Vorrei sapere chi ha scritto quel biglietto. Pensa alla pelle. La pelle è tua. Se io fossi in te, scomparirei per un po'. Magari in Messico. Hai già finito? Ma non hai mangiato niente. Prendi almeno un po' di questo. È meglio dolce. Non posso andarmene. Devo restare per trovare l'assassino. Fa come vuoi. E se ti prendono? È un rischio che devo correre. Prima che il tempo cancelli le tracce della mia innocenza. Sei tu che devi decidere il da farsi. Bene. Io devo andare. Salve. Sam all'alba deve essere al passo del coyote per ritirare la mandria. Ah, tu resta quanto vuoi, eh. Però cerca di essere prudente. Me ne andrò prima di domattina. Sam ha ragione. Se vuoi raggiungere il tuo scopo, non devi farti scoprire. In bocca al lupo. Addio. Ciao. A presto. Queste taglie ti fanno passare la voglia di lavorare. Uno magari lavora 20 anni per niente e qui in pochi minuti ti fai ricco. No, non è roba per voi quella. Continuate a farvi i calli alle mani. Qui c'è solo uno in grado di mettersi in tasca quei soldi. Non per niente era il suo vecchio mestiere. E come bounty killer era qualcuno. Sta tranquillo che se mi capita non faccio complimenti. E se qualcuno mi darà delle buone indicazioni, non sarò certo io a dimenticarmene. Andiamo, sceriffo. Tutte belle parole, ma se Sabata si vendica su di noi... E non c'è lo sceriffo a proteggerti? Già, ci sono io. Ha sottolineato anche il mio nome. Ma a me non fa paura. Io so come difendermi. Ma Pedro, Mike e gli altri, che hanno fatto il loro dovere di testimoni, sapranno come cavarsela? Beh, farò del mio meglio per proteggerli. Intanto non bisogna dargli tregua. Eh già, non bisogna dargli tregua. Ma quali risultati abbiamo ottenuto finora, sceriffo? Conrad, tu che cosa ne pensi? Ah, siamo combinati male. È vero.
Sabata è un killer. È uno che sa uccidere. Ha vissuto molto con gli indiani. Sono Sabata. Mi aspettavi? Sapevi che sarei venuto. Chi mi ha dato appuntamento qui? Non vuoi dirmelo? Non puoi parlare. Che è successo? Sanchez. Sabata si vendica. È la prima vittima di Sabata. Adesso toccheranno gli altri. La vendetta di Sabata. Adesso sarà la pena di vendetta. Ci toccherà questo. Bisogna prenderlo. Non vorrei essere nei pantaloni del giudice e degli altri. E Jim non sa più fare il suo mestiere. È sicuro che è morto ammazzato. Tu che pensi, che è morto di raffreddore? Ma non sarebbe la prima volta che un dottore sbaglia. Però Pedro il buco in testa ce l'aveva. Se c'è il buco è proprio morto. Thank you.
Vado da mia madre. Che c'è, non vuoi? Tornerò presto, Chiquita. Non preoccuparti. Qui mi sento al sicuro. E poi voglio tornare anche per ringraziare chi mi ha salvato dal capestro. Capisci? Io non dimentico di questi favori. Accendere, Fred. Zitto, non gridare così. Ehi, ti ho chiesto solo un fiammifero. Perché non vuoi darmi un fiammifero, Fred? Ah, va all'inferno. Va all'inferno? In questo momento mi farebbe comodo. Potrei accendere il sigaro con tutto quel fuoco che c'è. Ma tu che fai? Te la svigni? Ma perché te la svigni così di notte, Fred? Levati dai piedi. Che ti dico? Che ti venga un accidente! Ma allora porto Iella davvero? Per un fiammifero? Sabata. Avvertiamo Jim Sparrow. Come stai? Figlio mio, quanto sono stata in pena. Non ci crederai anche tu, spero. No, Sabata, no. Ho cercato di impedire che attaccassero questa infamia proprio davanti alla nostra casa. Ma lo sceriffo me l'ha imposto. Maledetti. Ma perché? Non riesco a capire. Chi può essere a volere la mia morte? Non so, figlio mio, ma è tutto contro di te. Salve, amigos. Sicuro che era lui? Sicuro. Lo voglio vivo. Non preoccupatevi dei soldi. Vi ricompenserò come sempre. Andate! Vamos!
Non devi più venire per ora. È troppo imprudente. E non preoccuparti della mia salute. C'è Evelyn che viene a trovarmi tutti i giorni. È una brava figliola, sai. Per ora devo dimenticare anche Evelyn. Addio. Oh. Dio ti benedica, figlio mio. Sapete che vi dico? Al diavolo, Jim! Ammazziamolo e prendiamoci noi la taglia! Thomas! Che c'è? Un altro aumento della taglia? Già. Su, vai in tipografia. Quant'è questa volta? 8.000. Svelto! Sarò un fulmine! Salve, Sabata. Ti aspettavo. Vuoi guadagnarti la taglia? $8.000. È davvero una bella sommetta, no? Non farebbe gola anche a te? A me invece non interessa. Almeno per ora. Io ho altri progetti su di te. Non ho ucciso tuo fratello. Oh!
sparisci! Racconta agli altri che potevo ammazzarti, ma non sono un assassino. Non basterà a salvarti dal capestro. Tu sei e resterai un assassino. Nessuno di noi ti darà tregua finché non ti vedremo appeso ad una forca. Solo così mio fratello riposerà in pace. Li ha attaccati di sorpresa, a tradimento. Quei poveracci non hanno neanche fatto in tempo a rendersi conto di quello che stava succedendo. Ha continuato a sparare come un forsennato. Io ho cercato di ferirlo soltanto. Lo volevo vivo, ma lui mi ha colpito di striscio, alla mano. Guarda. E allora che cosa hai fatto? Sono riuscito a colpirlo alla gamba. Ma lui non l'ha neanche sentita la ferita. Tanta era la pazzia, la furia che lo divorava. Stia tranquilla. Sono sicura che Sabata si salverà. Anche se per lui è troppo rischioso. Verrà a trovarla. Ho tanta paura per lui. Forse è meglio che non venga, che resti nascosto. Sì, è meglio che non venga. Temo che non passerà la notte. È allo stremo delle forze. Il cuore non ce la fa più. È stata troppo in ansia, specie in questi ultimi tempi. Le dia quella medicina ogni 3 ore. Io tornerò domattina. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Che ci fai qui? Dovevo venire da te. Subito. Sì, ho dovuto rischiare, Sabata. Tua madre sta molto male. È a casa mia. Sta delirando e non fa che ripetere che vuole vederti. Bob e Simon non volevano che venissi perché San José è in subbuio. La taglia è arrivata a $8,000 e fa gola a tutti. Anche a quelli che credono nella tua innocenza. Sì, la taglia si porterà via anche quei pochi amici, lo so. È la natura umana. Che destino assurdo. Tutto e tutti contro di te. Cercherò di venire stanotte. $8,000. $8,000 è una grossa cifra. Perché non lo prendono ancora? Questa attesa è una morte lenta. Bisogna fare qualcosa. Il giudice ha ragione. È la protezione che manca. La tua, però, sceriffo. Cosa posso fare di più? Ho messo uomini armati sui tetti delle case. Abbiamo battuto e frugato per miglia e miglia ogni angolo della campagna qui intorno. È come lottare contro un'ombra. È impossibile prevedere come, dove e quando quel maledetto colpirà ancora. Colpirà di nuovo. Sì, maledetto. No. Io me ne vado di qui e subito. Non me la sento di restare. Potete dire tutto quello che volete, ma io me ne vado. Thank you.
Ma dove scappavi? Sono io, Jim. Jim, sei impazzito. Mi sembravi Sabata. A momenti muoio dallo spavento. Perché ti sei vestito come... Jim, ma che fai? Sai troppe cose sul mio conto, Conrad. Non puoi seguitare a vivere. Devo ucciderti come Pedro e Fred. Sei un pericolo per me ormai. Non parlerò, Jim, te lo giuro. Non puoi continuare a vivere. Non parlerò. Me ne andrò lontano. Me ne andrò via. Mi dispiace, Conrad. No, Jim, non farlo, non farlo! Mi dispiace. Ah! Dunque eri su un carro, con tuo marito. E tuo figlio. Tuo marito guidava il carro. Eh sì, abbiamo lavorato sodo. Ma almeno abbiamo messo da parte i soldi per comprarci quel piccolo pezzo di terra che ho sempre desiderato. Siamo quasi arrivati, vedrai, ti piacerà. Finalmente avremo una nuova casa e Oselito potrà crescere come i figli dei ricchi e potrà studiare. Così diventerà qualcuno. Voglio diventare un ranchero come Don Diego. Te lo auguro, ma attento a non sognare troppo. I tempi duri sono finiti, Ramon. Possiamo anche permetterci di sognare. Adelante!
Tu eri svenuta. Un uomo. Io con le mani legate. Liberato. E scappato. Un uomo. L'uomo che mi ha fatto fuggire. Una croce. Una croce d'oro. Continua a suonare. Chi è quello? Dammene un altro. Grazie. Ma no, partiamo domani. Certo, chi ci corre dietro? Messicano. Eh? Dove hai preso quella croce? Che ti importa? Sei troppo curioso, amico. Non lo sai che i curiosi campano poco? La taglia. Ti fanno gola quei 3.000 dollari, vero? Non è che mi fanno gola. È come se li avessi in tasca. È arrivato il turbo. Ma non sei il primo a provarci. Perché non li cerchi all'ombra di qualche albero? O sotto qualche cespuglio. Siete troppo delicati voi due. Si dice in bocca ai vermi. Idioti. Pensate alla pelle. Quei 3.000 dollari io li voglio. Li vuoi in piombo? Preferisco in dollari d'argento. Un bounty killer, ma chi può essere? E se fosse Jim? Certo, Jim Sparrow. Sei intelligente. Bravo, Sabata. Solo che ci hai messo troppo tempo a capirlo. Non pensarci. O dovrò accontentarmi di 10.000 dollari. Vorrei guadagnarmene altri 2.000 con la pelle del giudice e quella di Mike.
Adesso però il gioco è più difficile. Hanno tutti i nervi a pezzi. Sai, ti temono più della peste. Un piano degno di un assassino come te. Un giochetto da ragazzi. Io ammazzo e la taglia su di te aumenta. E dovrà aumentare fino a $15,000 per compensarmi della cifra ridicola con cui mi hai pagato terreni e bestiame. Io ho dato quello che mi hai chiesto. Sei uno sporco sfruttatore e devi pagarla. Perché non mi ammazzi invece? Lo farò, stai tranquillo. Quando sarà il momento? Ancora qualche giorno e sarai una bella gallina grassa. Una gallina dalle uova d'oro. Non preoccuparti per il vitto e l'alloggio. Offre il sottoscritto. Offre Jim. Jim Sparrow. E non tentare di commuovere Chiquita, non ti darebbe retta. Perché sa che l'ammazzerei come un cane. Mi fai schifo. Ti ucciderò, Sabata. Ma solo quando mi farà comodo, non ora. Pagherai per tutto. È un giuramento che ho fatto a me stesso e intendo mantenerlo fino in fondo. Eccolo, il tuo cane da guardia. Ti porta da mangiare. Per lui le tue brodaglie andranno benissimo. Meglio non avere troppi riguardi. Ah, dovrai anche imboccarlo. Non può usare le mani, poverino. Da quando è rimasta sola, è sepolta qui. L'ho aiutata a non morire. E ora vive solo per me. E fa quello che voglio. Non piangere così, Evelyn. Ricorda quanto soffriva quella poveretta. Bisogna dirlo a Sabata. No, tu non devi tornare alla miniera. Ormai controllano ogni passo che facciamo. Non capisci, sarebbe come impiccarlo con le nostre mani. È buona, però non mi va, non ho fame. Capisco che con quello che ti danno fai del tuo meglio. Perché non mi lasci andare? Per un giorno. Soltanto un giorno, te lo giuro. Perché non hai fiducia in me? Devi credermi. Pensi che vorrei esporti così alla sua vendetta? Non gli devi più niente ormai. T'ha salvato la vita e se l'è ripresa. Jim colpirà ancora. Ancora un bicchiere. Beh, è ora di andare. No, restate qui. Adesso mangiamo qualcosa, eh? No, no, stai tranquillo. Qui intorno è pieno di uomini armati. Al minimo allarme... Ci siamo anche noi a proteggerti. Non preoccuparti. Ci penso io a te. Io mi piazzo lassù, tu tieni d'occhio la porta. Thank you.
Chi è? Chi è? Mike, sono io, Jim. L'abbiamo riempito di piombo. Ormai non c'è più pericolo. Su, aprimi, presto! Non fiatare. Jim! Ma che fai? Sei impazzito? Che vuoi da me? Che vuoi, Jim? Di qualcosa, parla! Maledizione, ci ha giocati un'altra volta! L'ha fatta anche questa volta. Sembra proprio di sì. Io gli ho scaricato addosso la pistola e credo di averlo colpito. Ma ha scavalcato la finestra ed è scomparso. Tu sei ferito? No, non ho niente. Però per poco non sistemava anche me. Povero Mike. Chiquita, acqua. Non quella, è vecchia. Va a prendermele di fresca. Ho la gola che mi brucia. Ti prego, Chiquita. Dove vai? Fa presto però, che devo tornare subito a San José. Allora, qualche lamentela? Non fare complimenti, l'ospite è sacro. Quando poi l'ospite è un capitale che rende, come nel tuo caso, i riguardi non sono mai troppi. Ah, sai la novità? Anche questa notte sei cresciuto di peso. Povero Mike. È toccato a lui. C'è cascato come un pollo. Ti confesso che mi ha fatto un po' pena, però pensando ai $2,000 non ho rimpianti. Sei un maiale. Sei un lurido maiale. Sarò un maiale con $12,000. Tu non mi fai pena invece. La mia pelle o la tua? Meglio la tua. Ehi, tu, meno smorfie, capito? Acqua una volta al giorno. E staglia alla larga, è pericoloso. Se mi accorgo che ti fai intenerire, ti sgozzo come un vitello, capito? Tanto siamo agli sgoccioli. Domani la sua vacanza è finita. Così ti levo l'incomodo.
Acqua. Acqua. Chiquita. Lasciami andare. Tornerò in tempo. Soltanto poche ore. Ma io non posso comprare altra terra, non ho denaro. E non voglio ricorrere a prestiti, non ho l'abitudine. Puoi caricarsi di preoccupazioni in questo momento. 2000. Su, andiamo a bere un goccetto. Per questa sì. Volta offro io. Grazie. Eh? Lo riempirai al prossimo aumento della taglia. Ma dove sei stato? A Houston a farli stampare? Beh, $12,000 li vale. Ma mi sembra un po' dimagrito dall'ultima volta. Si vede che il cliché si è consumato. Già, lo credo. Tieni. Sta tranquilla, tornerò. Sabata, ti ho riconosciuto. Che vuoi da me? Parla. Perché non parli? Parla. Questa è la mia voce. Jim Sparrow. Perché l'hai fatto? Per Sabata. È giusto che si vendichi, non ti pare? Lui non può muoversi e ha mandato me. Ah! Ah!
Anche lui. Adesso potrò proteggerti meglio, Jim. Già, la stessa protezione che hanno avuto gli altri. Come Pedro. O Fred. Conrad. Mike. E ora il giudice. No, sceriffo. Io ci tengo alla mia pelle. E non resterò qui fermo ad aspettare Sabata. Andrò a scovarlo nella sua tana. Ormai tutta la faccenda è molto semplice. O Jim Sparrow o Sabata. Il più furbo salverà la pelle. Eppure, per me i conti non tornano. Allora ci vediamo più tardi. Attento a non gridare. Sabata. Non sono potuto venire prima. Abbiamo molte cose da dirci, io e te. Io non ho niente da dirti. I fatti parlano chiaro. E comportandoti così non fai che confermarli. Giù quella pistola. Così commetti un altro reato. Eppure c'è stato un momento nel quale sono arrivato perfino a pensare che tu fossi innocente. È così. E se hai di questi dubbi, è meglio che tu mi stia a sentire. Era solo un appiglio per la mia coscienza, dato che in questi ultimi anni eri diventato onesto. Evidentemente, la mia era una sensazione sbagliata. Stai sbagliando ora, e posso provartelo. Finora non ne ho mai avuto la possibilità. Chiquita. Ho mantenuto la mia promessa. Chiquita? Chiquita, sveglia. Un tempo ti alzavi prima dell'alba. È lui che ti tiene sveglia fino a tardi, vero? Oggi lo porto via così non dovrai più lavorare per lui. Peccato che il gioco sia finito. È proprio nel momento più divertente. Che spettacolo vedere tutti tremare e piagnucolare davanti a Sabata. Avanti, perché non ridi? E invece dovresti ringraziarmi. Da solo non te la saresti mai creata, questa fama. In fondo ho rischiato la pelle per te. E non mi resta che pensare alla tua di pelle. Ormai posso accontentarmi. A questo punto varrai $15,000. Ed ora in poi potrò spassarmela alla faccia tua, Sabata. Come al solito parli troppo. Ammazzami, avanti. Un po' alla volta. Devi soffrire più delle tue vittime. Così adesso ci crederanno che ti ho colpito ad una gamba. Proprio come sospettavo. Bene, così mi divertirò anche con lei dopo. È finita per te. All'ultimo momento.
Ma in tempo. Per te è finita, Jim Sparrow. Sei dalla parte degli assassini ora? È inutile, sei spacciato. Ci vorranno le prove, sceriffo. Dopo che ti avremo messo la corda al collo. Non esserne tanto sicuro. Sei decisa a restare qui? Come vuoi. Ti auguro ogni bene. Addio, Chiquita.